Buonasera signora Maraini, se ci può illustrare brevemente questo progetto qui a Giulianova. Il progetto è di smuovere un po' le acque, che mi sembra che dal punto di vista culturale, con l'idea della crisi, è tutto mobile, fermo, no? E quindi vorremmo fare delle iniziative in modo che ci siano questi spazi, che poi sono spazi che appartengono alla città, che sono come sempre chiusi. L'Italia è piena di teatri chiusi, di spazi bellissimi, abbandonati. E invece poi c'è voglia di discutere, di parlare, di sentire, raccontare, di riguardare e toccare la memoria. E quindi credo che questo sia il lavoro da fare. Nello specifico, questo progetto qui che rappresenterete questa sera, se ce lo può descrivere che cosa avverrà? Questa sera io racconto insieme a Paolo Di Paolo, che è uno studioso, un critico, uno scrittore. E abbiamo raccolto tantissimi documenti sull'Abruzzo, quindi proprio dedicata all'Abruzzo. Allora, da Croce a che ne so, a Flaiano, cioè sono tantissimi scrittori, anche Silone, antichi, ce lo mettiamo, Silone sì. naturalmente, D'Annunzio, eccetera, ce ne sono tanti. E abbiamo preso dei pezzetti che riguardano le città, la loro nostalgia. Anche quasi tutti poi vivevano fuori, no? In un'altra città. E allora abbiamo preso proprio quello che loro ricordano, anche di quello che era una volta questo paese, che era questa zona, questa regione dell'Italia, che era per 6 mesi chiusa al traffico, per 6 mesi sotto la neve, che era una regione molto difficile da raggiungere, molto difficile, non c'erano strade. E racconti che fa Croce, per esempio, sono molto belli. E anche il racconto che fa Natalia Ginzburg, che è stata qui, si è nascosta quando era ricercata durante il fascismo, come ebrea, e sotto falso nome, insieme col marito, che poi purtroppo è stato trucidato alle Fosse Ardeatine. Insomma, ci sono delle storie che noi raccontiamo, ecco, le leggono gli attori che vengono alternati dal coro delle scarpe. Lei prima ha parlato di crisi, è davvero crisi oppure la crisi è una scusa? Ci sono poche idee e siamo davvero decadenti o decaduti No, come Italia? Ma la crisi c'è ed è ci sono mondiale. queste idee alla fine che... Dalla crisi si esce certo con delle idee nuove, con una giusta distribuzione della ricchezza, e rivedendo completamente le spese della politica, che in questo momento sono fuori dalla realtà, e poi anche cercando un po' di rivedere quello che sono la costruzione, gli abusi, le violenze che si fanno sul territorio, l'uso veramente, come posso dire, sprecone e irrazionale del denaro pubblico. Questo è quello che si dovrebbe lavorare in questo senso. Ma qualcosa si sta facendo rispetto al governo Berlusconi, direi che c'è qualche segnale, però i segnali devono venire dal basso, non dall'alto, devono venire dalla gente, devono venire dal pubblico, dalla partecipazione della gente, che deve dire basta, deve essere indignata, deve rimboccarsi le maniche e mettersi a lavorare per ripulire un po' questo paese, per rimediare un po', per esempio, per recuperare la meritocrazia, che è una cosa che manca completamente. Tanti giovani bravi, intelligenti, preparati, di talento, se ne devono andare all'estero. Questo non va bene. Quindi l'arte a suo avviso deve un po' riappropriarsi di quella funzione sociale che oggi anche con l'arte contemporanea era stata un pochino distrutta. Che Certo, pensa di questo? sì, sono d'accordo. L'arte deve avere una funzione di rendere consapevole la popolazione. Ecco, quindi rendere consapevole vuol dire rendere responsabile le persone, aiutare a rendere responsabili, facendo conoscere il passato, facendo conoscere la storia, facendo riflettere e ragionare. Non è, purtroppo, non è un
caso che i teatri sono vuoti, che si vedono tanti vuoti. Questo vuol dire che c'è stata una dispersione, una deviazione verso il basso e verso la volgarità, verso il peggio che si possa immaginare dell'organizzazione della cultura, e si è perso appunto, quella funzione formativa, non dico educativa perché non voglio essere didascalica, ma formativa che aveva l'arte e che secondo me oggi un po' ci sta tornando. Ok, l'ultima domanda, se adesso dovesse scrivere un'opera, scriverebbe una tragedia oppure una commedia? Che poi potrebbero essere anche la stessa cosa di fondo. Appunto, perché in ogni tragedia c'è qualcosa anche di comico e viceversa, ma non lo so perché dipende dalla materia su cui si lavora. Allora, se prendo di petto una storia tragica, certamente è una tragedia, se invece prendo di petto una storia comica, però direi che c'è materia per scrivere tragedie più che commedie. Va bene, grazie signora Maraini per Grazie questa intervista. Buona a lei. Bene. serata.